Buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, l'ultimo del calciomercato estivo 2015-2016. Con questo video si conclude la serie che ho iniziato a giugno ad inizio mercato. Siamo anche in compagnia di mio padre che fra poco vi darà le sue considerazioni personali su una cessione che è quella di Anderson Hernanes, perché diciamo lui si era affezionato molto a questo giocatore. E quindi secondo me è giusto che anche lui può darvi il suo parere. L'Inter nella scorsa giornata, l'ultima di calciomercato, ha fatto tre cessioni e tre acquisti. I tre acquisti sono stati Felipe Melo, Alex Telles e Adem Ljajic. Felipe Melo, ex playmaker del Galatasaray, Alex Telles, ex terzino sinistro, anche lui del Galatasaray, e Adem Ljajic, ex attaccante della AS Roma, quindi un giocatore preso dall'Italia e due dalla Turchia, del Galatasaray. Allora, cosa ne penso di Felipe Melo? Felipe Melo all'inizio non mi piaceva molto, probabilmente perché non lo conoscevo e perché me lo ricordavo, un ricordo vago ovviamente, alla Juventus, e alla Juventus non ha certo giocato bene. Diciamo che nel Galatasaray ha fatto tutte le altre stagioni, ha giocato bene, ha fatto vedere quello che vale e insomma che per i suoi 30 anni passati diciamo che li porta bene, insomma gioca bene. Io spero che potrà ripetersi in positivo qui nell'Inter e che potrà sostituire bene il Pitbull Medel, che sembra, diciamo che la società sembra intenzionata a farlo giocare. A metterlo come panchinaro, diciamo così, e a mettere titolare Melo. Spero di essere stato abbastanza chiaro. E quindi spero che farà bene nella nostra società Melo e, come per tutti i giocatori, gli do un benvenuto. Benvenuto anche ad Alex Telles, che a me piace, diciamo, dalla partita contro il Galatasaray, dall'amichevole che abbiamo fatto, diciamo, a metà calciomercato, a luglio circa. Grande terzino, un terzino che serviva a questa squadra, è arrivato verso la fine del mercato, ma questo non conta molto, l'importante è che è arrivato. Benvenuto anche a te, spero che potrai fare bene in questa squadra, sappi che siamo l'Inter e che dobbiamo tornare ai livelli, non dico a vincere lo scudetto, ma almeno nelle zone alte di questa classifica della Serie A, che sicuramente sarà più competitiva quest'anno, perché siamo stati 4 anni, 5 anni a guardare. Adesso basta, perché tocca anche a noi vincere, o almeno ricominciare a competere per le vittorie. Adem Ljajic, terzo e ultimo acquisto di quest'ultima giornata di campionato, scusami, di calciomercato. Adem Ljajic, che nella Roma aveva iniziato bene nella scorsa stagione, segnando 8 gol. Poi fece vedere molto la sua discontinuità, ma secondo me, considerazione ovviamente personale, un giocatore non è discontinuo sempre. È discontinuo in base alla squadra in cui gioca, quindi spero che si potrà ambientare bene nella nostra squadra, perché è un giocatore che a me piace molto e che potrà smentire tutti coloro che lo criticano, perché ovviamente ci sono sempre i criticoni che criticano i giocatori discontinui soprattutto, come per esempio Jovetic, che non so perché la gente lo criticava. Due partite e tre gol, dico solo questo. Per quanto riguarda invece le cessioni, Hernanes, cessione molto 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 amara, 11 milioni alla Juventus, diciamo che ci sta. Mi dispiace per lui che sembra molto fiero di essere andato alla Juventus. E io vorrei dare un attimo un messaggio di pace ai nostri amici interisti che criticano, che lo criticano, che lo insultano. Ragazzi, ma Hernanes è andato lì per una questione di soldi, giustamente. Non è come Zanetti, che si è affezionato tantissimo alla nostra Inter e ha fatto di tutto per farci vincere e per rimanere da noi. No, Hernanes è stata una stagione e mezzo, ha dato il possibile regalandoci grandi gol e grandi assist, punizioni, calci d'angolo. Ma è ovvio che se n'è dovuto andare. 11 milioni per il calciomercato di oggi sono pochi, ma poiché un giocatore dopo una stagione buona viene valutato 30 milioni, ma ci sta. A 30 anni va bene così, ragazzi. Allora, io dico una cosa: Hernandez mi è sempre piaciuto, mi piacerà ancora. E quindi gli auguro una buona fortuna nella Juventus. Gli auguro tanti gol che potrà fare. Gli auguro di fare tanti gol e di giocare al meglio tutte le sue partite.
Allora, poi la seconda cessione è stata quella di Marco Andreolli, giocatore che è cresciuto praticamente nell'Inter. Lo abbiamo praticamente ceduto al Siviglia, non mi ricordo bene la cifra. Andreolli che aveva rifiutato squadre come il Bologna, squadre come la Sampdoria per rimanere all'Inter, e nell'ultima giornata invece di mercato ha accettato il Siviglia. Siviglia, grande squadra, devo ammettere, una squadra molto messa molto 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 bene anche dopo la cessione di Carlos Bacca. Siviglia, campione di Europa League in carica, grande 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 squadra. E quindi spero che potrà fare bene lì, perché mi sono affezionato anche a questo giocatore. Intanto scusate per la luminosità, ma siamo in una galleria, ecco, siamo usciti. Mi auguro che potrà fare bene, auguro anche al Siviglia di fare un buon campionato, perché mi è veramente molto simpatica questa squadra. Invece la terza cessione, se la si può considerare, quella di Schelotto, che è stato svincolato dall'Inter, giocatore che io reputo assolutamente inutile sicuramente per questa squadra, e quindi sono molto 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 contento per quest'ultima cessione, che è quella di Ezequiel Schelotto. Ok, adesso passiamo la parola a mio padre, che in questo momento sta guidando, quindi non potrà guardare in camera, che vi dirà le sue considerazioni su Hernanes e sulla sua cessione, ovviamente. Molto molto amareggiato per la cessione del Profeta, grande giocatore, grande centrocampista di spinta, grande sostenitore dello spogliatoio, grande campione. Però bisogna considerare che i giocatori sono dei professionisti, giocare al calcio per loro è un lavoro, e quindi vanno e scelgono in base al maggior guadagno, e spesso non sono nemmeno loro responsabili di cessioni o di acquisti, ma i loro manager, a seconda dei vantaggi economici di queste operazioni. Quindi addio Profeta, deluso, dispiaciuto, ma un grande inchino, un grande saluto ad un grandissimo campione. Questi erano i pensieri, le considerazioni di mio padre riguardo Hernanes. Un saluto al Profeta, grazie di tutto Profeta, grazie di tutto, io ti sosterrò sempre, anche alla Juventus. E anche se, apro una piccola parentesi, secondo me era meglio venderlo all'estero e non darlo ad una nostra concorrente, ma vabbè. Io spero che questo video vi sia piaciuto, anche se non è stata buona la qualità, la luminosità, però ragazzi, stiamo andando in vacanza, nella nostra ultima vacanza, e portarvi questo video era praticamente d'obbligo per me, cioè l'ho scelto io di farlo ovviamente. Spero che vi sia ugualmente piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, se non vi è piaciuto un non mi piace, commentate, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questi tre acquisti, di queste tre cessioni. Passate da tutti i link in descrizione. Un saluto a tutti, e sempre, comunque e dovunque, forza Inter!